Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Cipriano Damenti, che mi chiede di parlare del film di Clint Eastwood Invictus, produzione chiaramente statunitense del 2009, che però è tratta da un libro di Joe Carlin, una storia vera, appunto ambientata in Sudafrica. Appena finito l'apartheid, siamo nel 1995, Nelson Mandela, il primo presidente di colore finalmente liberato dopo 30 anni di galera a diventare presidente del Sudafrica, e invece di fare una guerra ai bianchi decide di fare una specie di unione, vuole cercare di unire il popolo bianco e il popolo nero dell'Africa del Sud, del Sudafrica, senza rischiare appunto strategicamente guerre civili o altro. Ed insomma, per cercare di riunire una popolazione che insomma di qua e di là gli stava sbattendo addosso, decide di prendere come simbolo la squadra di rugby, appunto sudafricana, che ha un solo giocatore di colore. E di lì in poi, appunto, diciamo il film sportivo, nel vero senso della parola, dove seguiamo la vera storia, un film biografico, appunto, insieme a quello politico e storico. Quindi un film interessante proprio per tutto quello che mette insieme un grandissimo Matt Damon a fare la parte del capitano di questa squadra, un mostruoso Morgan Freeman, mimetico nella parte di Nelson Mandela, ma per niente Ridolini, per nulla Teo Teocoli, assolutamente bravissimo nel ricreare le posizioni, il modo di fare, di parlare, di camminare di Mandela, senza mai però risultare una goffa imitazione. Mandela in realtà viene visto, sì, anche come un uomo con dei sentimenti e tutto il resto, ma in realtà è la sua, è una mossa fortemente politica, fortemente strategica, per cercare appunto di portare dalla sua parte anche i voti di molti bianchi e cercare appunto di sfondare il tutto senza dover arrivare a una guerra che probabilmente sarebbe arrivata e che probabilmente i neri avrebbero perso un'altra volta. Quindi è notevole questo rapporto appunto fra Keane, il capitano, Matt Damon e Morgan Freeman, e Mandela, che sono i due opposti di una nazione che diventa però la stessa cosa, combattono per la stessa cosa, e appunto questo capitano si sente in dovere anche di poter portare avanti tutto ciò, ed è un personaggio molto interessante. Grande cinema a livello tecnico, fotografia meravigliosa e montaggio fantastico, che vuole raccontare una storia e lo fa comunque senza troppi sentimentalismi. Certo, un pochino di retorica c'è, certo, un po' di agiografia c'è, però insomma anche lo sguardo di Mandela, fatto da Morgan Freeman, sotto sotto è quello di un uomo sì intelligente, sì capace, sicuramente amabile, sicuramente un lottatore, ma anche uno insomma che sapeva a un certo punto, dopo tutta quella galera e tutta la politica che aveva fatto, come cercare di portare la calma e soprattutto cercare di riportare l'attenzione del mondo un'altra volta all'apartheid, che comunque era finito ma che non era assolutamente in realtà totalmente estinto, anzi non è estinto neanche adesso in Africa, in Sudafrica poi. È stato fatto a livello legale, non lo è a livello pratico. E quindi che dire di più, per me è un film interessante proprio sul punto della ricerca storica, perché è una storia veramente niente male. Il libro di John Carlin io non l'ho letto, ma dice che sia molto bello. E poi questo che è il classico film, appunto il classico, come posso dire, lo stile visivo è quello, il cinema americano, che a me è sempre piaciuto, molto pulito, molto quadrato, sa molto di nuovo Hollywood. E quindi questo tutto insieme mescola appunto la biografia, il film sportivo, il film politico e sociale, e lo fa con fermezza, con forza e con polso. Naturalmente, ripeto, le scene madri ci sono, qualcuno potrà venire fuori la lacrimuccia, ma non è colpa di Eastwood né colpa del film, che sicuramente non è uno dei migliori film di Eastwood, questo Invictus è un bel film, ma non è uno dei suoi migliori, ma è la colpa è assolutamente della storia, che insomma è vergognosa, che solo negli anni 90 appunto il primo presidente nero di Sudafrica sia venuto fuori Mandela, che si era fatto un so quanti decine d'anni di galera. Quindi che vi posso dire di più? Per me questo è un film che comunque merita di essere visto, come praticamente il 99% dei film di Eastwood. È girato molto bene, interpretato benissimo, di sicuro non ha la forza di un Gran Torino, di un Million Dollar Baby, di un Letter da Iwo Jima, ma resta un grande cinema classico americano, di quelli che insomma avvenne tutti i giorni. Link è qui sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, fate il cazzo che vi pare, seguitemi su Facebook e Instagram, e poi guardatevi tutto Clint Eastwood